Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia, Chiara accanto a me, nuova location, stessa Dan Battle. Oggi andiamo di Wonder Trade, vediamo di portarci a casa un altro bel punticino, giusto? Oh, l'ultima volta la Wonder Trade è andata male. Vabbè, quindi... cioè, ti era capitato Zoro, ma non ti ricapiterà di nuovo. Magari capiterà a me, ti farò il gabbo estremo. Era l'ultima volta che mi capitava Zoro. Comunque, comincerò io, quindi Chiara adesso si metterà le cuffie e vediamo un po' che ci esce fuori. Allora, stiamo mandando il primo Pokémon, è importante. Allora, se avessi tempo andrei anche a utilizzarlo nella maniera più completa possibile, mettendo anche un po' di mia voce all'interno di questa battaglia, e non escludo di farlo. Oh, buono. Un altro tipo, un tipo elettro stavolta, si chiama Frizzleblitz, ok. Che tu sia maledetto. Dovunque sia il tuo luogo d'abitazione, che venga colpito da un fulmine forte. Dai, ci possiamo comunque tirare fuori qualcosa, però speravo si potesse fare di meglio. Se poi ci becchiamo anche la Hidden Ability, in realtà è andata piuttosto bene. Dai, diciamo che in altre Dan Battle è andata decisamente meglio. Vedremo di tirare fuori il massimo da questo team e soprattutto speriamo che Chiara le vada malissimo. Un Charmander, ok. È carino, mi piace un sacco, è il mio starter preferito di prima generazione, perché sono banale, però avrà una mossa? Un Eevee, piccino, bellino, un altro Pokémon che sarà di livello 1. Se non so, se quello di prima aveva ruggito, questo avrà Graffio. Che ci porta? Oh, uno Snivy. Tutti quanti sta di base. Ah, Cinchu. Un altro stadio base, yeah! Uno Spinda. Facciamo anche la colpina. Oh, non mi ricordo come si chiama. Però anche lui segue, sono sicura che ha uno stadio base anche lui e segue... Sheldon, certo. Come si fa a dimenticarsi di un Pokémon così bello e importante? Ragazzi, quel che è fatto, la mia squadra... Io la conosco, voi la conoscete, conoscete anche la sua. Vediamo un po' come andrà. Boh. Ci siamo ragazzi, la Dan Battle sta per cominciare. Io mi devo mettere le cuffiette per entrare di più dentro la mood Dan Battle, importante. Oh, un Eevee, io vado di... Pikachu. Chatbot. Ma perché si chiama Pikachu? Non lo so, perché no, si chiama Pijako. Pijako, la tua. Pigia lui, Pigia forte. Attenzione, connette il canto, si va a nanna. Molto Cacchio. Bene, molto bene. Non sai che cosa avevo fatto io? Che... Si dorme. Attenzione, arriva la beccata. Ci godiamo questa ninna, ce la godiamo tutta. Andiamo a approfittare di questo sonno, andando a dispensare anche dei ruggiti intensi per abbassare l'attacco. Ah, vedi? Non ci credo, sono schifo. Eh sì, ma adesso mi addormento anch'io. Sì, full sleep battle, una battaglia emozionante, pronti via. Come ti svegli? Oh yeah baby. Fai con la forza, non ti sei boostata le statistiche, non fa niente. Non me ne posso boostare. Sei stupido. Sei tu quello che dovrebbe addormentare, cioè questo è il tuo ruolo in battaglia. E invece, grande, brutto colpo. Beh, andiamo di attacchi, va, che qui la sto vedendo proprio brutta. Sai che forse fai più male te con Fai con la forza che con beccata. È l'unico attacco che hai. Sì, ovviamente. Cioè, di cosa ti sorprendi? Io in realtà ne ho due, ma naturalmente il secondo che ho non ti farebbe effetto, perché... certo. Ci godo. No. Ci godo.
Intanto ti becco. Allora, perché ora ti aggiungo. Poi vado a Ninna. Vai, vai. No. Eh sì. No. Capito? E come te lo butto giusto coso? Cioè, questo c'ha sbadiglio e desiderio, io non ce la faccio a giottarlo. Però cambiare Pokémon in continuazione. Ti ciacco. Ok, che vuol dire? Ti ammazzo. Ah, ok. Levo 10 PS. Là. E si refuga. Brava. Sì, è Master, VGC Master, vai. Vai. Confondiamo. Dai. Io vado di onda Boatos. Tabbata. Dovrebbe far malissimo. Malissimo, no? Dai, piccolo Eevee, dai! Grande, vale. Piccolo Eevee, bravo! Ma che sto Eevee! Bravo, piccolo puccioso Eevee! Ma che questo? Tanto! Svegliati! Piccolo Eevee! È diabolico sto coso! Accidenti a me, quando ho pensato di entrare in campo, ho detto figura faccio tanto l'addormento, no? E poi questo. Anche io ho visto, avevo sbadiglio, ho pensato la stessa cosa, ma no. Vai, ora però confondilo in maniera normale, cioè confusionaria. Cosa sto dicendo? Colpisciti da solo. Oh! Dobbiamo sperare che si colpisca da solo. Dai, è in range. È in range. Dai. È in range. No! È in range. Sì, Tello. No! Di prepotenza, Tello. Attenzione, arriva l'onda boato che distrugge questo Eevee. Che mi ha messo i bastoni fra le ruote. Ma Tello ha fatto quello che doveva fare con il suo. Oh, c'è poi un Tello con onda boato. Cioè, queste mosse di schifo e poi onda boato. Va bene. Attenzione, arriva in campo un Charmander. Allora, che gli famo a sto Charmander? Fa molto tanto il super suono. E dall'attacco, fuoco carica. Sei di livello 0, che fuoco carichi. Pokémon livello 0 che shottano la gente. Bravo, grande. Ah, allora vogliamo fare una battaglia di starter? Facciamo una battaglia di starter. Va bene. Ma che cazzo di mosse di. Ah, ma solo botta, ragazzi. Sto coso è ruggito. Tu hai ritirato giustamente preventivamente. Sì, pensando che tu potessi avere qualcosa. Ah, quindi tu hai mosse erba qua. Però intanto adesso sono normale, che me frega. Vai di botta. Però te c'è mutativo. Che cazzo di vuoi avere? Beh, ha solo botta. Giochi con mutativo. Ha solo botta. Cioè. Vuoi conoscere le grandi azioni, le grandi mosse di questo Snivy? Ha solo azione. Allora andiamo di botta contro azione. La vinco io, sai? Mi sa proprio di sì. Perché? Ah, ma perché? Perché siamo in speed tie, abbiamo la stessa velocità. Allora, visto che qua ci vogliamo. Ma ora non gli resisto più, no? Via, lontani. Arriva a un certo punto nella vita dell'allenatore un momento in cui bisogna fare dei sacrifici. Io mi sono anche sprecata perché ho detto vai, abbo solo precisione. Delle bave. Sputo peggio, sputo. Ti manco. No. Volevo farti fare fuoco carica. Almeno spendevi un po' di contro il colpo, ma è anche bracere. Allora faccio mille bave e diminuisce di molto la tua velocità, non di poco, capito? E siamo pari. No, ma bracere ha rovinato qualcuno, tutto. Ma qualcuno ha un Pokémon addormentato. Ah, siamo di nuovo qua. C'è mutatipo e sei più veloce di me. Quindi avendo solo mosso normale non me ne frega un cacchio di farti un mosso fuoco, perché tanto comunque. Diventando esperta, ragazza. Io che speravo, no, ma è fuoco, quindi acqua non si può. E invece. Fagli male, brutto colpa, lo fai qualcosa. No. Però non ho voluto sprecare. Dai. Bene. Bene così. Quel mille bave
sarà la tua fine. Perché adesso tu, tu mi butterai giù. Sì! Tu mi butterai giù, ma io col prossimo poco non ti butterò giù. È arrivato il momento di Chateau. Che poi non si dice Chateau, perché dico Chateau. Muori con onore, Charmander. È il tuo momento. Che... ti prego, resisti, amico mio. Amico mio, no! Sì! Bravo, Charmander, bravo. Queste sono le fili da guerriero, proprio. Bravissimo. Bravo, bravo, ti voglio bene. Freeze. Dai. Spinda. Piacone. Sì, è arrivato. Ok. Perché uno spinda con psicoraggio? Adesso devo puntare a far male. Tanto male. Ok. Non ha ripreso sto coso, vero? Hai fatto copione, mi fai la stessa mossa? Sì. Sì! No! Rifammi la stessa mossa! Rifammi no! la stessa mossa! No! Sì! Dammi potere! No! Beh. Ma non sapevo se eri più veloce o no. Siccome copione non ha effetto, se te non hai fatto niente. La finta. Cavolo. Come rimanga? No, speriamo muoia, perché sennò io so del gatto. Dai. No! No! Cavolo! Devo puntare sulla paralisi. Accidenti, a chi so io? Faccio nulla. Dottore. Bravissimo, bravo! Bravo! Beh. Vedi, però gli avevo fatto, no? E gli ha avuto la senso. Difesa, così ha avuto senso. Non ti posso dire niente, ha avuto senso. Solo ruggito. Solo per Ruggito. Io avevo una disovazione. Ruggito. Ruggito. 30 altri 28. Vuoi salvare più di no, no. Vuoi vedere dei ruggiti. Vuoi far vedere alla gente. Bravo, fa... vuoi far vedere questo. Ragazzi, questa battaglia è stata particolare. C'è stata gente che dormiva. C'è stata gente che ruggiva. C'è stata un sacco di gente. Però poca sostanza, perché ho perso. Ah vabbè, allora quando vinco io è poca sostanza. Quando vinco io le battaglie sono belle, quando vinco. Ma non c'era niente, sei tu che hai fatto lo sbrognato, tutto ciucciato, te, dormito tutti. Ciao. Ragazzi, dunque fateci sapere la penitenza che dovrò subire durante la prossima battaglia cronomo. E mi raccomando, niente 27 magic HP in squadra, robe che si possono fare effettivamente. Ah, robe belline, vogliamo vedere proprio la fantasia che vi esce fuori come gli sbadigli del tuo chat, che dormito sempre. Noi ci vediamo giovedì con il prossimo video. Lasciate un bel commento qui sotto con la penitenza e un bel like per tutti gli sbadigli del mondo. Ciao ragazzi. Ciao. Vado a dormire. È stanco, mi sembra. Ma me ne vado a dormire da solo nell'altra stanza con tutti gli sbadigli del mondo. Vabbè, dammi sul divano.